Avete sempre sognato di controllare le formiche in un micromondo iperrealistico in Unreal Engine 5? E allora Empire of the Ants è il gioco pensato appositamente per voi. Lo abbiamo provato e siamo pronti a raccontarvi tutto. Prima però iscrivetevi al canale per non perdere le novità sui titoli più interessanti in arrivo. Empire of the Ants è un matrimonio tra gli strategici in tempo reale e la mirmecologia, lo studio delle formiche che cerca di comprendere anche i meccanismi che ne regolano la vita sociale. Non è propriamente un gioco originale, perché si ispira all'omonimo bestseller di Bernard Werber. Tra le peculiarità dell'opera letteraria bisogna ricordare la meticolosità con cui l'autore ha parlato del mondo delle formiche, costruendoci sopra delle vicende intricate, con varie colonie che interagiscono fra loro e spesso finiscono per farsi la guerra. Ci piacerebbe svelarvi maggiori dettagli sulla trama, ma nel corso della nostra prova abbiamo potuto solo cogliere alcune informazioni sul protagonista e il suo obiettivo. Noi controlleremo 103.683, la formica scelta dalla regina che per qualche ragione deve raggiungere una colonia lontana, intraprendendo un lungo viaggio che la porterà a conoscere nuovi alleati e a scontrarsi con temibili avversari. In Empire of the Ants, il giocatore non è un semplice burattinaio che controlla tutto tramite il cursore, ma è parte attiva dell'azione. Non è possibile combattere in prima persona, ma con la visuale posta alle spalle del nostro insetto potremo esplorare liberamente le mappe, correre su qualsiasi superficie e persino saltare, perché pare che le formiche siano davvero in grado di eseguire grossi balzi. Girovagare per il mondo nei panni della piccola creatura, che è un'esperienza piacevole per via di quanto ci appaiono grandi oggetti come fiori, foglie o sassi, ci ha permesso di parlare con alcuni NPC tramite dialoghi a scelta multipla. Con una serie di versi riprodotti fedelmente e accompagnati da sottotitoli, abbiamo potuto conoscere qualche bizzarro personaggio e scoprire dove dirigerci. Da qui in poi le cose hanno iniziato a farsi molto interessanti, poiché di fronte a noi c'era un'area pericolosa per un viaggiatore solitario e abbiamo dovuto prepararci a qualsiasi evenienza. È così che è emersa la reale natura di Empire of the Ants, che al netto delle apparenze è un RTS semplice e a prova di controller. Le dinamiche alla base della produzione di Tower 5 sono quelle classiche di uno strategico in tempo reale, ma in miniatura. Non solo perché il nostro esercito è composto da microscopici insetti, ma anche perché le unità e le risorse da gestire sono poche. Sparsi in giro per la mappa troviamo i nidi, che costituiscono la base di partenza per fare qualsiasi cosa nel mondo di Empire of the Ants. Appropriandoci di un nido neutrale oppure liberandone uno occupato, possiamo aggiungere un avamposto prezioso alla nostra collezione. Fatto il nostro punto di controllo, possiamo creare una protezione fatta di pezzi di legno intrecciati per proteggerlo dagli invasori, creare potenziamenti o velocizzare la raccolta di risorse. Sembrerebbe che gli unici due materiali necessari allo sviluppo di qualsiasi cosa si ricarichino in maniera automatica ma molto lentamente. È permesso però velocizzare il tutto tramite power-up specifici o impiegando i lavoratori. Il nido è anche il luogo in cui si fabbricano le truppe, con una grossa limitazione. Almeno nella demo, ogni punto di controllo può generare un solo battaglione e se ne possono gestire sino a un massimo di 5. Come dicevamo, non possiamo attaccare personalmente i nemici dei nostri soldati. Questo però non significa che dobbiamo stare a guardare. Il principale modo per intervenire è quello di attivare al momento giusto i buff temporanei che abbiamo sbloccato presso i nidi. Pare infatti che la regina ci abbia donato i suoi feromoni, grazie ai quali siamo in grado di modificare per breve tempo le caratteristiche dell'esercito, magari rendendolo più forte o più veloce. Gli sviluppatori hanno pensato ad un sistema piuttosto semplice per controllare le truppe. Con la pressione singola o combinata dei dorsali possiamo scegliere una sola unità oppure tutte quelle a nostra disposizione, per poi direzionarle in un punto specifico. In aggiunta, grazie a un apposito timer, possiamo conoscere il tempo necessario affinché un determinato gruppo di insetti raggiunga il luogo indicato, a vantaggio delle strategie da mettere in pratica. Abbiamo superato con successo ogni singolo conflitto posizionando in un luogo sopraelevato le truppe in grado di colpire a distanza, inviando in prima linea i coriacei insetti blu che fungono da tank e subito dietro la fanteria. Esistono anche gli afidi, che svolgono il ruolo di healer, ma la loro fragilità fa sì che debbano essere messi in disparte per entrare in gioco solo al momento opportuno. Nella sua semplicità tutto funziona molto bene ed è davvero uno spettacolo guardare questo fiume di creaturine che si fa la guerra. In alcuni momenti si verificano scene bizzarre in cui i corpi senza vita delle formiche schizzano via, magari dopo aver subito un potente colpo da parte di un avversario. Nel corso del nostro test non abbiamo assistito a situazioni particolari a livello atmosferico, ma sembrerebbe che in Empire of the Ants il gameplay possa essere influenzato sia da eventi meteo avversi che dalle stagioni, che andranno ad alternarsi per modificare il gameplay in modi a noi sconosciuti. In merito alle mappe, al lancio ce ne saranno più di 10, tutte realizzate a mano. Tali scenari potranno fare da sfondo sia alla campagna single player che alle modalità competitive online,
dato che Empire of the Ents supporterà il multiplayer PvP. Il test di Empire of the Ents è avvenuto in streaming, quindi ci è impossibile parlare nel dettaglio del comparto visivo del gioco. Detto questo, abbiamo avuto l'impressione che il titolo vanti una qualità grafica di tutto rispetto, sia per la modellazione poligonale delle creature, sia in materia di cura riposta nella realizzazione degli scenari. A stupire sono soprattutto le animazioni, con le movenze degli esserini che ci sono parse estremamente credibili, soprattutto in presenza di uno stile grafico che punta al realismo e pare riuscirci anche grazie all'ausilio della Unreal Engine 5. L'unico elemento che non ci ha fatto impazzire è l'interfaccia, ma siamo stati rincuorati dagli sviluppatori. Quella presente nella demo, infatti, non è la soluzione definitiva, e probabilmente nell'Early Access in uscita a novembre 2024 sarà molto diversa. C'è ancora tanto da scoprire su Empire of the Ents, ma quel poco che abbiamo provato ci ha incuriosito. Si tratta di un prodotto originale per via del setting e del protagonista, pensato per essere accessibile, facile da comprendere e giocare. Sembra insomma un titolo con le carte in regola per attirare non solo i fan del genere di riferimento, ma anche chi è in cerca di un'esperienza peculiare a base di insetti.